Dici che sei inerte e mi dici che ti senti strana, ma è un atteggiamento tipico da newtoniana. È come disse Einstein, con intuizione migliore, c'è energia nella massa e dentro te c'è amore. E tu nascondi passioni ben oltre le tue intenzioni, sono desideri oscuri, non sono inerzie le tue. Io l'ho capito guardandoti perché è uguale MC2. Il cielo o l'universo in una stanza, o anche tutte e due. Continuiamo la conversazione su questi misteri e meraviglie della fisica con Antonio Zoccoli. Ci siamo lasciati con un pensiero sul bosone di Higgs, che io ho cercato anche di musicalizzare, e approfittiamo della presenza del professore per dire che, dunque, noi abbiamo capito il poco che sappiamo, o il molto che sappiamo, che lei ci ha spiegato nella precedente puntata, ma tutto quello che non sappiamo ancora sull'universo, quanto è? Cerchiamo di capire cosa sappiamo e cosa non sappiamo. La cosa più semplice che possiamo fare è aprire la finestra della nostra stanza in una sera stellata e guardare le stelle. Beh, lo possiamo fare, è un paesaggio fantastico, bellissimo, affascinante, la luna, le stelle, i pianeti, le costellazioni. Beh, questo è quello che facevano gli antichi. Adesso noi lo sappiamo fare con strumenti molto più avanzati, abbiamo i telescopi, i radiotelescopi, strumenti che rivelano i raggi X, i raggi gamma. Possiamo avere un'immagine molto dettagliata dell'universo. Abbiamo detto che siamo in grado di ritornare indietro nel tempo, vedere oggetti lontanissimi, e quindi vuol dire oggetti che hanno emesso una luce, la loro luce, che è arrivata a noi miliardi di anni fa. E quindi abbiamo fatto tutto questo, siamo in grado di vedere l'universo, di studiarlo in dettaglio. Bene, ma quando analizziamo la situazione in dettaglio, ci rendiamo conto che in realtà non conosciamo quasi niente. Le stelle che emettono luce, la materia di cui siamo fatti, rappresenta solo il 5% dell'universo. Il restante 95% non lo conosciamo. Quindi, come puoi vedere, c'è molto che non conosciamo. E più siamo andati avanti nella conoscenza, più abbiamo capito le cose, più ci siamo resi conto che non sapevamo, che non conoscevamo, e che quindi c'è un sacco di lavoro da fare. Se andiamo a analizzare più in dettaglio la situazione, vediamo che di questo 95% il 70% circa è energia oscura, è un'energia che non conosciamo che fa espandere l'universo, in realtà fa accelerare l'espansione dell'universo, mentre il restante 20-25% è materia oscura, è una forma di materia che è molto elusiva, di cui comprendiamo l'esistenza dai nostri strumenti, sappiamo che ci deve essere, ma che non siamo in grado di vedere. Fino adesso non l'abbiamo mai rivelata. E qual è la caratteristica della materia oscura? Beh, la caratteristica della materia oscura è che non emette luce e quindi non la possiamo vedere con i nostri tradizionali sistemi di rivelazione, i radiotelescopi, i rivelatori a raggi X, i raggi gamma, eccetera. Allora come facciamo a sapere che esiste? Beh, lo sappiamo perché la luce che viene emessa dalle stelle e dalle galassie ha un comportamento particolare. In primo luogo, quando noi osserviamo la luce che avviene a una galassia lontana, a un certo punto vediamo che viene deviata. Il percorso della luce viene deviata come se ci fosse qualcosa nel mezzo che devia la luce. Vediamo che la luce viene deviata, ma non c'è una stella che la devia, non c'è un oggetto visibile che la devia. Quindi ci deve essere un oggetto che non emette luce che la devia. E questa potrebbe essere materia oscura. E poi abbiamo un altro enigma. Prendiamo ad esempio la rotazione di una galassia. Le galassie ruotano su se stesse, così come la Terra ruota attorno al Sole, Giove ruota attorno al Sole. È un esempio molto, molto simile. Ora, quello che noi vediamo è che la velocità con cui le stelle ruotano attorno al centro della galassia non cambia con la distanza. Mentre se voi invece andate a vedere quello che succede nel Sistema Solare, vedete che la Terra ruota a una certa velocità attorno al Sole e Giove ruota a una velocità diversa.
mentre lì la velocità è costante. E quindi sembra che la massa che c'è nella galassia sia molto più grande di quella che noi possiamo misurare attraverso l'emissione della luce. E quindi di nuovo c'è una seconda prova che ci deve esistere della materia, della massa all'interno della galassia che però noi non vediamo, non emette luce. Per questo motivo noi chiamiamo questa materia materia oscura. È oscura perché non interagisce con la radiazione elettromagnetica e quindi non la possiamo vedere con i nostri strumenti classici, però sappiamo che ha degli effetti gravitazionali tangibili, molto grossi. E quindi, capito che esisteva questa grandezza, questa entità di cui non conosciamo niente, e che questa rappresentava più dell'80% della massa dell'universo, la massa reale di quella di cui siamo fatti noi, noi rappresentiamo il 20, il resto è materia oscura, è una quantità molto grande di materia oscura e ci siamo messi subito alla caccia di questa materia oscura. Di questo siamo lieti. Ringrazio Antonio Zoccoli di questa conversazione, l'Istituto Nazionale di Fisica e le stelle intere, sperando che queste cose vi abbiano chiarito le idee o ve le abbiano confuse abbastanza da farvi fare dei bei sogni. Ginevra ci nasconderà in un'altra dimensione e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni. Oh! Bosone e via dicendo. È il bosone di Higgs.